Ciao leoni, è l'ora delle notizie stravaganti. Oggi andiamo in India. Una nuova legge in India sta mettendo in difficoltà numerosi locali. Tutti i negozi che vendono alcolici devono essere ad almeno 500 metri dalle autostrade e superstrade. Molti bar che si trovano a meno di quella distanza hanno dovuto chiudere negli ultimi giorni. Ma un locale di Kerala ha trovato un modo per rispettare la legge senza spostarsi. Ha messo un labirinto davanti all'ingresso in modo che il percorso sia superiore a quanto richiesto dalla legge. Il padrone del bar ha spiegato ai giornalisti di non aver fatto nulla di illegale. Il percorso allungato è stato costruito sul terreno di sua proprietà e adesso l'ingresso si trova a 520 metri dall'autostrada. L'autorità hanno ammesso che questa soluzione è legale poiché la legge fa riferimento alla distanza da percorrere dalla strada ad arrivare fino al bar, ma non alla distanza in linea d'aria. E poi dicono degli italiani, ma comunque partiamo con la intro. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono sempre Sangame106 e oggi siamo tornati su un nuovissimo video di Knack. Nello scorso video avevamo assorbito tantissimi reperti, guardate come siamo diventati grandi. Cioè, siamo enormi, fasciamo tutto, mamma mia. Poi, levatevi dalla mia strada. Cioè, avete presente i goblin, quelli tutti corazzati, che quando noi non eravamo ancora così grandi, erano grandissimi per noi? Cioè, ragazzi, ora sono minuscoli. Sono delle caccole. Guardate come sono piccoli. Cosa credi di fare con quel mini martello? Pure i carri armati adesso, Pure i carri armati. Vai via. Oh. Guardatelo dove scappa lì, nelle grotte, come il Gollum. Soltanto è un po' più sovrappeso, però è sempre il Gollum. È ingrassato. Vai, spaccio tutto. Allora. Sempre voi, ancora voi caccole. Mamma mia. Levati te, ho detto. Cioè, per ora ragazzi, no, a quanto siamo forti non ci siamo fatti manco un danno. Cioè, guardate la nostra vita, è piena. Prendiamoci anche le pietre solari così almeno quando arriviamo al massimo siamo super overpower. Levati te. Allora, ragazzi, cosa c'è qua dietro? I carri armati! Ancora voi? Oh, questo qui c'ha lo scudo, bisogna stare attenti, eh. Oh, buono. Oh, aia! Madonna, quanto danno! Te m'ha ucciso! Ragazzi, adesso basta, mi hai proprio rotto. Vieni qua. Vai. Mamma mia, ci ho messo un mucchio a distruggerlo. Cioè, qui prendiamoci anche i reperti. Oh, qui si mette male, ragazzi. Qui si mette male. Oddio, sono incavolati neri. Guardateli. Ma ora arriva la guardia. Che la guardia. Attenzione, eccolo lì, il grandissimo Knack. Vai, distruggili, schiacciali. Guardate la faccia del dottore. Ho portato un aiuto. Mamma mia. Siamo Godzilla. Anzi, Hulk. Adesso voi non potete fare niente perché siete debolissimi. Non potete competere contro Knack. Knack vi distruggerà. Ti manderà all'inferno. Poi perché c'hanno le alette? C'hanno le alette di pollo, che bello. Ti pareva? Poi ne arrivano altri due. Guarda, sono contentissimo. Madonna. Prendetevi questo potere. Se mai morite. Aiuto, io ho l'ansia. Oppure che mi ammazzino. Ma invece di incontrarli li ho ammazzati, sono stato io ad ammazzare. Ma perché? Vabbè, lascia perdere.
prendiamoci anche le pezze solari che servono tantissimo, invece non le uso quasi mai. Perché sono ignorantello. Pessima risata. Muori! Oh, oh, zio, zio, calmo, calmino, calmino, calmino. Oh. No, volevo, veramente volevo lanciarlo addosso a questo palazzo, ma lo distruggiamo con le nostre mani. Povero Knack si consuma tutte le sue mani pelose con le sue dita lunghe 3 metri. Cioè, veramente c'ha le dita lunghe 3 metri. E va a finire il cavolo un po'. Va, c'è tutto, i palazzi pure. Poveri Shrek, mentre dormivano, tipo, Knack gli dà un pugno, spacca tutto. Non dormono più, perché... ragazzi... Ma qui ce l'hanno tutti con me. Ce l'hanno tutti con me. Quello Knack lo odiano. Allora Knack, se voi odiate Knack, Knack odia voi. Brutti cattivi. Brutti cattivi insolenti. Boom. Ho distrutto tutto. Allora, adesso ci arrampichiamo? Ah no, si arrampica da solo. Vai. Sbrigati, per favore! Oh, bravo, Knack. I massi, i massi! No, i massi, no, i massi! No! I massi brutti! I massi brutti, cattivi! Bleh. Come sto parlando? Spacco tutto! Dammi i reperti! Ok, devo stare calmo anch'io perché... Quando Knack è diventato così grosso che io sto diventando tantissimo... Sto impazzendo! Cioè, come se fossi io, Knack. Quello sono. Oh, mamma mia, guardate! Abbiamo ucciso in 2 colpi. Boom. Adesso arrampichiamoci. Bravo, Knack. Sfasciamo tutto, come al solito. Tanto Knack è abituato a sfasciare tutto. Oh, zio! Quel missile te lo ficco sai dove, anche se non ce l'hai nemmeno. Quanto mi stanno antipatici questi carri armati che hanno questo scudo. Poi soprattutto il loro cannone, vedete? Quel missile schifoso che ti ammazza in un colpo solo. Boom! Di nuovo la scena Tag Life. Ok, prima di tutto voglio vedere cosa c'è qua dietro. Ho delle pietre solari, prendiamocele. Vai, spacca! E andiamo avanti. Oh. Ok. No, maledetti. Vabbè, per i robot li sta bene che muoiono, eh. No, Lucas. Vieni via. No, è tutto quello che ho. Oddio, no. Sì, grandissimo Knack. Ecco. Guardate come siamo grossi! No, Knack è... L'aumento è il mio secondo gioco preferito. Grazie dell'aiuto, Knack! Grazie dell'aiuto, Knack, non c'è di che. Knack fa di tutto per voi. Vai! Muori? Quanti? Spascio! E siamo pelosissimi! Siamo un gorilla, siamo King Kong! Eppure Donkey Kong, no? King Kong è scusato. Vai, arrampicati. Vai, sbrighiamoci. Vai, 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 sali, 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 sali. Bravissimo, bravo, Knack. Che acrobato. Che acrobato, questo tipo. Aia, mamma mia, mamma mia. Ma che dal cavolo. Te e voi due. Mamma mia. Ora basta, ora posto. Sto perdendo la mia pazienza. Boom, distrutto. Ok, andiamo, prendiamoci anche le pietre solari e andiamo, proseguiamo il nostro viaggio bellissimo. Cosa
c'è. I carri armati, di nuovo quelli con gli scudi, eh. Ma proprio non vi stancate mai di usare sempre loro. Non potete usare un'arma più letale. E poi anche quest'arma è abbastanza letale. Ora come fai? Ora come fai senza il tuo amichetto? Come fai? Esplodi ovviamente. Oh. Mamma mia, siamo ciccioni. E allora cosa? Eccolo! Maledetto! Guardatelo! No? I carri non li ho costruiti io, ma questa è tutta opera mia. No, dobbiamo batterlo! È questo quello che sai fare? Spero sia più robusto di quanto sembri, altrimenti sarà un gioco batterti. Oh, però è stato abbastanza bravo a farlo, anche se sembra una lattina rotta. Vabbè, per modo di dire. Preparati alla sconfitta! Preparati te alla sconfitta! Se fossimo più veloci era un gioco da ragazzo. Sì! Oddio, buono con quella palla, eh! Giocaci a calcio, così ti fai male al piedino, visto che è spinosa. Oh, mamma mia. Addio, amico. Addio. Abbiamo già ucciso? No, non credo. Ah, scappa. Fifone, sei un fifone. Sei un fifone, maledetto. Credi di avermi battuto? Ti sbaglio. No, io credo che fra poco ti avrò battuto. Beh, più facile è questo di uccidere i carri armati con lo scudo, anche se sono più piccoli. Ai! Però dà dei pugni forti, eh! Questo amico! Oh, scappa, fifoncello! Muovi le chiappette! Chiappette metalliche! Non sai fare! E ora come faccio? Oh, qui mi lancio le bombe, eh! Come faccio a prenderlo? Ah, posso lanciare le bombe! Che figo, però è meglio avvicinarmi così almeno lo prendo meglio. Addio, zio. Addio. Cosa ridi? Cosa ridi? Che fra un po' ti distruggo. Quanto è antipatica la loro risata. Vai. E non è ancora morto. Mamma mia, è fortissimo però, eh. Cioè, tutto il robot da fuori sembra debolissimo, invece è fortissimo. Oh! Faccio vedere io. Ah, il fuoco no! Il fuoco fa paura! Non giocare mai col fuoco! Altrimenti te lo... Altrimenti ti bruci! Altrimenti tutto brutto... Aia! Brutto pezzo di sterco! Brutto pezzo di sterco, maledetto! Vai! Adesso come fai? Adesso ce l'abbiamo fatta, ragazzi, mamma mia, che combattimento. E ora Knack ritorna piccolino. Ah no, così. Ci credo in tutto quel peso. Allora? E la pace è ristabilita. Ora occupiamoci di questioni più importanti. No, non mi piace affatto come l'ha pronunciato questa. Pace. Quale pace? Ci avete cacciati dalle nostre città e spinti nel deserto. Volevate farci restare lì per sempre. I soliti goblin, sempre a rivangare il passato. E poi non parliamo di chi ha attaccato per primo. Allora, da dove provengono le vostre armi? Gundar le ha fabbricate. E dove lo troviamo, questo Gundar? Non lo dico. Lui fa paura. Fa paura? Ma Gundar è terrificante. Raider, che ne pensi? Se conosco i goblin, e lui è un genio. Non amano trovarsi in uno spazio ristretto. Diamogli un po' di tempo. Lui ci dirà tutto quello che vogliamo sapere. No! Maledetto! Victor! Lo sapevo che quell'uomo c'era un lato oscuro della forza. Vieni pure a trovarmi a casa, dottore. Addio. Addio? Adesso ti spacco l'aeronave.
ha rapito Lucas! Maledetto. Io resto con il capo in attesa che parli. Tu vai, salva mio nipote. Veramente lui non deve salvare niente, io devo salvare, perché ovviamente tocca sempre Clark. Oh, però che popò di casa c'ha Victor, eh? Che bel palazzo! E che bel giardino anche. Ah, le guardie di Victor. Benvenuto, dottore. È un piacere averla qui. Prego, accomodatevi. Ah, ecco Katrina. È incredibile che questo qui abbia distrutto 20 dei nostri robot. Credimi, Katrina, è alquanto pericoloso. Tu sei pericoloso. Victor, perché hai rapito il mio assistente? Dottore, smettila di fare il drammatico. Ha solo fatto un giro sulla mia aeronave. Volevo la tua attenzione e nel bosco non l'avrei ottenuta di certo. È la nostra missione. Noi dobbiamo aiutare quella povera gente e scoprire da dove arrivano i goblin per impedire che ci attacchino un'altra volta. Mi sono offerto volontario. Ho fatto la mia parte. Se ci tieni tanto, perché non vai a dare la caccia agli altri goblin e non li fai fuori? Il fatto è che ho trovato una cosa molto più interessante. Vai, facci vedere. Guardate. Spero non sia qualcosa di brutto, eh? Sì, è vero. È un solo reperto di più. Boia! Ma se lo assorbiamo... Nessuno pensava esistesse, invece ecco, di fronte a voi. Cioè, se lo assorbiamo diventa gigantesco, Knack. Ne ho a decine come questo. Ne ho decine. Noi siamo a un passo da un nuovo stadio dell'evoluzione umana. La potenza di questi reperti giganti sarà il motore boia. Del nuovo corso. Mamma mia. Però per compiere quel passo, mi serve Knack. Knack. Perché, poverino? Che c'entra lui con tutto questo? Knack è la chiave. Quindi la tua creatura mi serve. No, ce l'assorbiamo ora. Deve finirla di trasformarsi. No, non ci credo, ce l'assorbiamo. Dai, che figata. Ah no, lo usiamo come... Ah, lo usiamo come... Come arma per distruggere tutto. Però comunque dai, mi sta piacendo molto la storia di Crack. E comunque ragazzi, se questo video vi è piaciuto, commentate, lasciate un bel like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!